Matteo Ranieri è in crisi con Valeria? Da giorni ormai si rincorrono queste voci e pare che l'ex tronista di recente l'abbia abbandonata e sia partito con qualcun altro. A distanza di pochissimi mesi dalla scelta di Matteo Ranieri, cosa ne è stato del rapporto con Valeria, la ragazza che in poche settimane gli aveva rubato il cuore? Matteo Ranieri, Political 24, fonte, Google, in molti gridano crisi. C'è chi sostiene che tra i due la scintilla si sia già spenta, chi assicura che stiano semplicemente celando una rottura, chi che il loro rapporto non sia mai sbocciato davvero. Ma qual è la verità? Matteo Ranieri sta ancora con Valeria? Matteo Ranieri ha ancora fidanzato con Valeria Cardone? Sono giorni ormai che i fan della coppia se lo chiedono. Il motivo? L'assenza di foto di coppia su social. Sa negazione, perché in un mondo in cui tutto viene mostrato, fa effettivamente strano che due persone non si facciamo vedere insieme. Soprattutto due volti noti della TV, che si sono conosciuti, innamorati, scelti davanti alle telecamere e che quindi non hanno mai tenuto privata la loro storia. Ebbene, andando a spulciare il profilo di entrambi, l'ultimo post di coppia sul profilo di lui risale al 22 maggio, mentre sul profilo di lei risale al 26 dello stesso mese, tra l'altro il giorno del loro secondo mesiversario. Poi il nulla. Oggi pare che lei sia a Napoli, la sua città natale, mentre lui sia partito. Ed il suo compagno di viaggio non ha nulla a che fare con lei. Intanto lui è partito senza di lei. Matteo Ranieri da pochissimo è partito ed ha portato con sé un suo grande amore, questo è fuori discussione. Ma non si tratta affatto della sua fidanzata Valeria, ma del suo amatissimo cane, Bruce. L'ex tronista, infatti, come aveva raccontato solo pochi giorni fa a RTL 102.5, sarebbe partito con la sua famiglia alla volta dell'Irlanda, per il matrimonio della cugina. Il viaggio, per quadrato, durerà in tutto almeno un paio di settimane, dal momento che la prima tappa sarà l'Inghilterra. Con lui, ed il piccolo Bruce, anche i suoi genitori. Manca solo Tyler, il più esponente uno grande dei suoi cani, che non ha potuto portare perché ritenuto pericoloso e stando alle storie pare essere questo il tipico pregiudizio legato alla razza e nulla più esponente uno, con suo sommo rammarico. E Valeria? Sempre a RTL 102.5 ha raccontato che i due stanno ancora insieme, ma che attualmente vivono distanti, lei a Napoli e lui a Genova. Di sicuro stare lontani non aiuta il rapporto. Ma non possono fare altrimenti dal momento che nessuno dei due ha una stabilità economica tale da potersi permettere già una convivenza. Nonostante tutto, per a quadrato, pare che il loro sentimento sia più esponente uno forte di ogni distanza e che stia resistendo ancora, a dispetto delle voci che girano sulla coppia. Fonte, Instagram di Matteo Ranieri.